Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Quest'oggi, come già detto, vi andrò a far vedere, spiegare un attimo le esche che per me nel 2019 sono state più importanti, che probabilmente, molto probabilmente, torneranno ad essere importanti anche nel 2020. Dunque mi raccomando ragazzi, lasciate like, condividete il video, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti. Ragazzi, mi raccomando, passate anche dai social, che a breve ci sarà la fiera di Vicenza e terrò molto aggiornato attraverso Instagram. Dunque ragazzi, direi via con la sigla. E Top Water. L'esca che metto davanti a tutte sicuramente è lo Speedex della Seika. Questa è la taglia 90 mm, che come già detto praticamente di corpo esca sono 7 cm. Questa è la taglia 90 mm, come già detto in passato, però il corpo risulta di soli 70 mm, cioè, quindi questa parte qua. Quest'esca può essere utilizzata sia salt water che fresh water, anche se è studiata principalmente per il fresh water, ed è utilizzabile con un sacco di pesci. Può essere utilizzata bass, hakavedani, areali, lucci nella versione più grande, siluri, anche trote, eccetera eccetera. Ma risulta utilizzabile anche in salt water su pesci come barracuda, spigole, serra, anche nella versione più grande ovviamente. Questa esca ha varie colorazioni naturali e meno. Questa è quella che ho utilizzato quest'estate, che è molto naturale, un verdino, in cui ho preso un sacco di cavedani e mi sono divertito un sacco. Infatti l'ho messa come prima esca, perché veramente è l'esca che mi ha dato più soddisfazioni. Ricevere attacchi così esplosivi su quest'esca qua dai cavedani è veramente una cosa spettacolare. Seconda esca, parliamo della rana. Questa è una Popper Frog di Savage Gear. Ho anche la versione più grande, però in genere per cercare i siluri e passare meglio tra le cannelle preferisco utilizzare quella un pochino più piccola. Infatti, come vedete, è un po' distrutta, passata in mezzo a canneti, tra bocche di siluri, eccetera eccetera, però ha fatto il suo dannato dovere. Popper la preferisco perché fa comunque più vibrazioni e può essere recuperata più lentamente, e fa anche più vibrazioni rispetto a un basilischi o una rana normale, e mi trovo anche meglio come recupero rispetto a una rana normale. Quest'anno però la voglio portare anche a bass e cavedani. Andiamo avanti con un'esca leggerina, dai ragazzi, questa Swimbait Rosemary, colorazione Fire Tiger. È una se non vuoi, potrei sbagliarmi, dovrebbe essere una 18 cm per 95 grammi, una cosa del genere, ed è una swim senza paletta da luccio che lavora nei primi stati dell'acqua e che mi ha regalato un sacco di soddisfazioni, soprattutto sul luccio, un attacco esplosivo praticamente a galla, perché l'esca era tanto così sotto l'acqua, cioè l'acqua gli arrivava giusto qua sulla schiena, e un'esplosione fantastica. Non ho neanche sentito la mangiata, cioè nel senso, neanche sentito, mi sono basato sulla vista, è stato spettacolare vedere quel luccio attaccare così, e soprattutto quella sera ero in live, un attacco veramente inaspettato, perché eravamo là ormai sugli ultimi 20 minuti, dai facciamo qualcosa così. Io ho aperto la live così per chiacchierare un po' con voi, e su questo è uscito un bel luccio. Andiamo avanti con l'ultima hardbait. Infine, ultima hardbait è l'X-Rap da 8 cm. Ho sia questa colorazione che questa. Come vedete questa però è un po' più rovinata da tutti i cavedani che ha preso. Però anche questa è uno scherzo. Anche se per una ventina di cavedani in totale penso che si rovini così tanto un'esca, non so, mi sembra un po' esagerato. Cioè, è una buona esca, un buon jerkbait, a me piace pescare jerkbait, come sapete, che mi serve per bene, e soprattutto è azione suspending, quindi su pesci sospettosi ci sta, però sì, per quel prezzo un'esca che si disintegra così dopo due uscite, senza aver battuto da nessuna parte, cioè, massimo che ha battuto in acqua, non so che dire, cioè, avete capito. Passiamo dunque alle softbait, che quest'anno
mi hanno dato parecchie soddisfazioni, parecchie bei pesci. Allora, come prima partiamo dal TB70, che qua abbiamo, troviamo, questa è la busta, e qua troviamo già pronto all'uso, diciamo, come lo taglio io in due pezzi. Quest'isca va a imitare un coreano, come vedete. Qua la versione nera, perché ho finito quella marrone. Tra le ali e carpe mi hanno fatto fuori una busta. Come avete sentito, si può utilizzare sia in acqua dolce che in acqua salata. Si può utilizzare a mormore, orate, ghiozzi, quello che volete. Ma anche in acqua dolce, come utilizzarlo a fast fishing, a carpe, scardole, carassi, oppure reali, a drop shot, che è una roba fantastica quando pesce pressato, che è apatico, fa il devasto. Veramente. Andiamo avanti. Un'isca che mi ha portato veramente un bel pesce quest'anno, che voi vedrete lunedì, è lei. Non in questa colorazione, ma nel giallo fluo, ma anche il bianco non scherza. È una piccola gommina dalla gomma molto ma molto elastica, con due codine separate, che può essere innescata sia a testina che a dropshot. Però a dropshot ha il suo vero top, perché è veramente morbida, cioè proprio si muove come niente, quasi come una mosca praticamente, ed è veramente letale a dropshot, a reali. Però può essere utilizzata anche a carpe, a fast fishing, scardole, quello che c'è. Però trova anche utilizzo comunque nelle tecniche come l'electric fishing e comunque spinning in mare molto leggero. Passiamo poi al fratellino TB23, che è sempre un'esca molto sottile, che può ricordare un verme, che può essere innescato sia a testina che a drop. Qua abbiamo un esempio, vedete, molto molto elastico il corpo. Guardate, così sono al limite, però diciamo che è molto piccolo. Disponibile anche questo in varie colorazioni, e siamo su una dimensione veramente veramente piccola, come potete vedere, rispetto al dito. E anche questo molti molti reali e anche molte carpe, soprattutto nelle colorazioni tipo questo verdino qua, o anche nero. Passiamo alle ultime due esche, che sono due shad, in particolare il TB04, nella quale ho utilizzato due colorazioni: questa verde scuro con flake rossi e blu, e anche la versione un po' più marroncina. Ho portato un sacco di perca, anche di belle taglie, innescata da testina da 7, 10 o 12 grammi. In più mi ha fatto prendere un bel bass. Passiamo al fratello maggiore di shad, che è il TB31. Questa colorazione è molto naturale, possiamo vedere. In questa colorazione ho preso un sacco di perca, anche con questa dimensione, che comunque sono 9,5 cm, sono riuscito a prendere perca da 40, veramente veramente fantastico. Riesce ad entrare in azione anche con testine molto leggere, tipo 5-7 grammi, nonostante sia un'esca abbastanza grossa. Ha una bella azione in caduta, con un buono scondinzolamento, che è perfetto per il perca, anche questo. Quando avete un'esca che lavora bene in caduta, quella è un'esca buona per il perca, in genere. Dunque, la mia selezione è finita qua. Spero che il video vi sia piaciuto. Mi raccomando ragazzi, lasciate like, condividete il video, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti. Mi raccomando, andatevi a vedere il video che uscirà lunedì, che veramente uscirà di tutto, con tutto, e veramente pesci magnifici. Dunque, per questo video è tutto. Ciao a tutti.